Benvenuti da Mac21 nella presentazione del Masterclass dedicato ai Particle Systems 1 in 3ds Max 2012. Siamo nel Masterclass volume 9. Questo è il primo corso dedicato ai Particle Systems, quindi sono le basi e anche alcune aree intermedie relative alla gestione dei sistemi particellari in 3ds Max. Che cosa vedremo all'interno di questo Masterclass? Vedremo la creazione e la gestione dei particle system che possono essere utilizzati in tante situazioni. Quello che vedremo adesso è ad esempio un file che è contenuto dove esistono dei biscotti che escono da una scatola in relazione a un sistema particellare e poi collidono con il suolo sempre in relazione a delle forze che si possono inserire ed influenzare i sistemi particellari. Infatti in questo masterclass noi non studieremo soltanto i particle system, ma studieremo anche gli space warp. Abbiamo 5 ore e 30 minuti in 44 lezioni, studieremo i particle systems spray, lo SNOV, il super spray e una parte importante di P-Array, è un particle systems abbastanza avanzato, come Super Spray, anch'esso è un particle systems abbastanza avanzato. Quindi avremo già le basi e alcune aree intermedie. Visto che noi parleremo di particle systems e di effetti molto importanti, dovremmo spingerci anche nell'area degli space warp. All'interno degli space warp noi troveremo tutte le forze che influenzano i particle systems e troveremo tutti i deflettori che influenzano i particle systems, quindi studieremo anche queste due categorie di space warp fondamentali. I particle system sono molto adatti per rappresentare qualsiasi tipologia, qui ad esempio vediamo delle particelle che si muovono attraverso un tubo, quindi sono anche adatte per rappresentazioni scientifiche, ad esempio simulazione di fluidi che si muovono attraverso dei apparati come le arterie, ad esempio. I particle system possono essere utilizzati per simulare delle condizioni atmosferiche, quindi ad esempio dei vortici che poi si muovono all'interno dell'animazione perché questi vortici sono influenzati da quelle che sono i space warp, che sono adatti proprio alla creazione di questi esempi. Quindi vedremo come combinare le particelle insieme alle forze degli space warp. I particle system possono essere utilizzati per rappresentare anche condizioni atmosferiche, ad esempio come la neve, con dei sistemi molto semplici ma molto efficaci, che vedremo insieme nei parametri. Osserveremo come è possibile inserire all'interno dei particle system delle forze come ad esempio il vento per creare delle scie che potrebbero simulare un fumo che esce ad esempio da un camino. I sistemi particellari sono adatti anche per la generazione di esplosioni, come vediamo rappresentate in questo file, dove abbiamo diverse tipologie di esplosioni che possono essere utili in rappresentazioni sia di entertainment ma anche scientifiche. Studieremo come i particle system possono essere influenzati in relazione al movimento proprio da altre entità, quindi ad esempio qui vediamo un particle system dove alcuni tipi di particelle possono essere interessate da un effetto di rimbalzo, come quelle che vediamo spostate qui sopra, alcune particelle invece possono essere interessate da un attraversamento di una superficie e modifica del movimento stesso della particella. Questo può essere utilizzato moltissimo in ambito di rappresentazioni naturali, come un getto d'acqua che si scompone ed entra poi all'interno di una superficie viscosa. Le particelle possono essere utilizzate per creare delle scie, come il lancio ad esempio di razzi per simulare questo tipo di rappresentazione. Ecco qua, quindi abbiamo delle particelle che vengono generate durante il trascinamento, questa è la parte iniziale, poi avremo una parte finale, avremo molte più particelle come quelle che vi mostro in questo momento, quindi ecco, vedremo tutte le fasi come sempre step by step per creare
gli esercizi insieme e rifinire gli effetti dei sistemi particellari. Qui vediamo la dissolvenza delle particelle nel tempo. Con le particelle si possono creare dei sistemi di generazione di entità, come quelle che vediamo in questo momento, quindi alla collisione delle particelle con il suolo abbiamo una moltiplica del numero di particelle che può essere utilizzato per creare dei sistemi di folle o sistemi, ad esempio, di effetti speciali. E come vediamo, poi sono interessati anche da quello che è l'effetto della gravità, quindi la particella risponde alle leggi della fisica all'interno di 3ds Max. Si possono creare delle cose veramente molto interessanti. Come sempre avremo delle lezioni teoriche o delle lezioni anche pratiche sulla tipologia delle particelle che possono essere generate e poi metteremo in pratica queste lezioni per generare delle scene come quella che vi presento adesso. Qui ad esempio abbiamo un bicchiere che vediamo nella modalità shaded perché è più semplice, dove esistono delle particelle e queste particelle vengono create da una superficie e le particelle stesse collidono con gli oggetti che sono presenti all'interno della scena. Qui abbiamo un cubetto di ghiaccio che si muove, quindi quando la particella entrerà in contatto con questo cubetto di ghiaccio subirà una deformazione sia per quanto riguarda il percorso, ma sia per quanto riguarda la dimensione della particella stessa. Quindi vedremo come le particelle possono nascere, come le particelle possono morire, come le particelle modificano la loro velocità all'interno dell'animazione e faremo poi dei test di render, come quello che vi mostro adesso, dove vedremo come assegnare poi determinati materiali a questi sistemi particellari. All'interno del masterclass noi avremo come sempre molti esercizi da fare insieme, perché avremo questi 66 file che ci accompagneranno insieme. Faremo anche degli esercizi per quanto riguarda la modifica degli oggetti tridimensionali. Quindi ora vediamo un'immagine, View Image Files. Ecco qua, qui abbiamo ad esempio un'animazione che faremo insieme, dove è presente un sistema di modifica, per cui modificando la superficie che rappresenta il mare, noi possiamo generare un effetto tipo onda che cresce in modo esponenziale grazie a quelle che sono le forze messe a disposizione presenti all'interno degli space warp. Questi sono elementi che si usano molto in ambito poi cinematografico. Osserveremo come, ad esempio, in ambito pubblicitario sia possibile modificare la forma di un oggetto durante la sua vita. Infatti, in questa semplice animazione vediamo un biscotto che collide con il suolo e nel momento della collisione cambia la sua forma. E successivamente cambia la sua forma ancora quando ricollide, quindi possiamo gestire una moltitudine di cambiamenti in relazione proprio ai sistemi particellari. I sistemi particellari, come già anticipato, sono influenzati da moltissime entità, quindi possono essere utilizzati per creare delle simulazioni, ad esempio come queste, tutta una serie di particelle che sono vincolate ad una determinata superficie e rispondono alle forze in relazione a questa superficie di contenimento. Utilizzeremo anche le metaparticelle, che sono delle particelle che sono state create per generare un effetto di liquido molto viscoso, come vediamo qua, questa goccia, e vedremo quali sono le sue impostazioni per accelerare la rappresentazione all'interno della viewport, ma poi creare dei render con una qualità molto più alta. Con le particelle si possono creare qualsiasi tipo di effetti, sono molto divertenti, ad esempio una scia di particelle che può rappresentare un fumo o un effetto
effetto di vaporizzazione che viene modificata nel tempo al passaggio di un altro oggetto, quindi potrebbe essere benissimo anche un'auto che entra all'interno di una area molto densa, atmosferica, e sposta queste particelle al suo passaggio. Nel masterclass vedremo come è possibile vincolare il movimento delle particelle in una struttura che abbia aree anche con dei fori. Quindi, durante l'animazione, alcune particelle saranno vincolate e passeranno attraverso il tubo, alcune particelle invece usciranno da questo tubo e poi saranno interessate, come sempre, dalle forze della dinamica che abbiamo introdotto all'interno del masterclass. Questo è il piccolo esempio che abbiamo visto rappresentato prima in immagine, quindi con un effetto di onda che avanza e cresce nel tempo. Vedremo anche le impostazioni di render in Mental Ray. Completato questo masterclass, sarete in grado di gestire le particelle e le forze che modificano l'evoluzione e la forma della particella nel tempo e nello spazio, attraverso ad esempio queste forze che vedremo insieme. Nel masterclass vedremo anche le differenze di materiali da applicare agli oggetti per creare delle simulazioni più trasparenti come queste e delle simulazioni più opache senza modificare i materiali ma modificando quelle che sono le impostazioni del render. Non mi resta che salutarvi e ringraziarvi. Saluti da Marco21.